Un'azienda che ha visto i suoi prodotti rinnovati per ascoltare le esigenze dei runner. Il lancio di una scarpa che non cambia mai, ma che finalmente è davvero cambiata. Questa è la storia di Brooks nel 2024, ma come al solito partiamo dalle previsioni delle Olimpiadi. On the Olympics, well, we are definitely hoping one gold on Josh Kerr on the 1500 meters. And anything besides that is a bonus. So we have presence in quite some disciplines, all on running, focus on running. So let's say one gold, one silver, one bronze. E sono rimasto davvero sorpreso dalle innovazioni raccontate. Poi l'evoluzione riguarda anche il prodotto, la tecnologia. Stiamo lanciando tanti prodotti con tecnologie nuove che andremo a vedere nei prossimi mesi. Noi abbiamo un lungo iter a livello di sviluppo, quindi lo sviluppo non si è fermato e da adesso in avanti, in realtà già da dicembre con l'avvento della Ghost Max, assoluta novità per quel che ci riguarda, anche dal punto di vista biomeccanico sul mercato per la famiglia Brooks, svilupperemo tutta una serie di modelli che andremo a conoscere via via in questi mesi. Tra l'altro, per Brooks poi l'Italia è davvero molto molto importante. Italy is our second biggest market in Europe. German, Austrian, Switzerland region is our biggest region commercially, and the Italian region is the biggest. So we have been historically very strong in Italy. So there's been a long history. People are really focused on a high performance level in this market, and that really fits the brand very well. Energy in the city, beautiful weather. But yeah, that this market is super important for us. You know, we see that the competition is investing a lot to steal market share from us. And of course, we always want to be better. And Global Running Day, a massive day to launch our most important shoe. Ghost 16, hai detto benissimo tu, è di fatto la scarpa in assoluto più venduta in Europa dal punto di vista di Brooks. Ha la necessità di essere rinnovata da un punto di vista non solo estetico, ma soprattutto di dinamicità, e in questo senso ci colleghiamo al concetto di innovazione dell'intersuola, che cambia totalmente acquisendo quello che è di fatto il materiale per noi attualmente top dal punto di vista dell'ammortizzazione, che è DNA Loft V3, quindi con nitroiniezione, che è caratteristica per l'appunto dell'eccellenza dell'ammortizzazione per Brooks. L'idea è di trasferire la tecnologia, quindi attualmente presente sulla Glycerin 21, anche sulla Ghost 16. Beh, una cosa fondamentale è la geometria, che di fatto ripercorre un po' l'idea della dinamicità nella transizione che già troviamo idealmente applicata anche sulla nostra top di gamma, ovvero la Glycerin 21. Quindi questi stacchi, che sono dei piccoli sidewalls un po' più ridotti rispetto alla Glycerin 21, non sono nient'altro che delle sezioni che interagiscono con la nostra dinamicità, quindi idealmente scandendo le tre zone che vengono di fatto utilizzate nel nostro passaggio durante la rullata. Quindi l'atterraggio, il passaggio attraverso il mesopiede per poi andare allo stacco finale. Una delle cose che mi ha sorpreso nel lancio delle Ghost 16 è il fatto che la scarpa ha visto ridurre il suo peso di ben 17 grammi, e quindi ho voluto chiedere come mai. Esattamente attraverso l'utilizzo della nitroinfusione. La nitroinfusione per l'appunto è un processo molto interessante perché ci permette di garantire stabilità assoluta al prodotto, quindi all'intersuola, aumentarne l'ammortizzazione riducendone il peso. La stessa cosa che influisce sul peso possiamo attribuirla anche a Rotta Carabber, questa nuovissima mescola, oltretutto super autentica dal punto di vista del nostro viaggio verso la sostenibilità, perché Rotta Carabber pone una grande attenzione anche a questa situazione. Anche questo deriva di fatto dalla nostra ammiraglia, quindi da Glycerin 21, e viene attuata e applicata per garantirci una grandissima flessibilità alla scarpa e delle transizioni super fluide. Hanno poi raccontato ulteriori evoluzioni che confermano davvero il cambiamento. Adesso arriverà brevissimo a luglio tutto il rinnovamento del mondo performance, quindi con l'arrivo della nuovissima Hyperion Max 2 con una nuovissima piastra inserita, quindi sarà una grandissima novità per noi, sempre mantenendo lo stesso prezzo dell'attuale, quindi un grande step
a livello di evoluzione, soprattutto perché l'intersuola avrà il DNA flash di seconda generazione, quindi quello attualmente nell'Hyperion Elite. Quindi stessa cosa succederà anche per l'Hyperion 2. Quindi un grande improvement anche da quel punto di vista. But if we are talking about the Ghost, which is the most popular shoe in Europe amongst dedicated runners, so we're trying to get like a lot of insights from all tribe different levels of runners. What do they, how do they experience the current Ghost? What do they feel is missing in the shoe? People are also experiencing different shoes from our competitors. So expectations are always evolving. Also, we need to learn from those insights. What can we improve in our materials? Do we also have materials in our R&D center that are becoming lighter that we can apply to the Ghost? So it's always this mix of innovation within the brand, mixing with the insights from the market, from the consumer, and how to create a new Ghost out of that that really fits the same runner still. Poi è chiaro che ho voluto chiedere della mescola nobile e soprattutto delle evoluzioni 2025. Pebax is a specific material that is especially used for speed products, right? So really to run the marathon on your, if you want to achieve your personal best. And we know that Pebax is super light, it's super bouncy, but it breaks down very quick, right? So the durability is quite short. The runner that we have that is basically buying the Ghost and who's running on the Ghost is a runner that is also having, is less focused on the race, but is using this shoe more for his daily training or once a week training, twice a week training, whatever the level is. And they are actually looking for probably 500-600 kilometers to last out of this shoe. That's impossible with Pebax, right? So we've seen from our other competitor brands how quickly the shoes break down, but at the elite level, that is the that doesn't matter so much because people want to break world records looking for the lightest material, and if it breaks down after 100 kilometers, okay, you know, that's something they don't mind. But our Ghost consumer, they want a material that's longer lasting. Dopo quanto sentito, mi sento di suggerirvi di provarle agli eventi che organizzano, che sono davvero molto copiosi. Allora, ad oggi abbiamo confermata la partnership con la Mezza Maratona di Barcellona e in questo momento ci stiamo muovendo molto attraverso i nostri partner commerciali, con delle azioni locali sul territorio e anche stiamo cercando di capire quali possono essere degli eventi running un pochino più, diciamo, a profilo internazionale e nazionale sul nostro territorio. Anche perché il personale Brooks è davvero preparato. Sono questi ragazzi giovani che tante volte sono runner e quindi vengono proprio dal campo, quindi hanno già un background di quello che può essere l'esperienza, di come si vive il running in generale. Però allo stesso tempo sono appassionati e conoscono perfettamente il prodotto. Noi quando entrano nel team li formiamo al 100%, li mettiamo subito nella mischia per farsi un po' le ossa e poi comunque imparano strada facendo. È il loro pane quotidiano, per cui ecco, noi facciamo delle formazioni periodiche a livello di prodotto, di linguaggio, per cui insomma, poi siamo un team piccolo sostanzialmente. Facciamo tante cose ma siamo pochi, per cui ecco, siamo anche molto coesi e condividiamo tanto le informazioni. Allora, in primis stiamo lavorando a livello di brand awareness, quindi diciamo forti investimenti lato digital, quindi con delle campagne dedicate non solo al prodotto, ma anche che parlano di brand. E non solo, noi facciamo degli studi settimanali, per esempio su chi sta cercando una scarpa da running in questo momento. Oltre a questi utenti, diciamo, cerchiamo anche di parlare a coloro che in questo momento non sono interessati o al running o a una scarpa da running. Per cui cerchiamo di essere presenti o fare delle azioni digital e sul campo che vadano a coinvolgere utenti anche che non corrono tutti i giorni. Per esempio, ti faccio un esempio: in questi giorni, in occasione appunto di questo evento che stiamo organizzando a Milano del Global Running Day, abbiamo delle installazioni che parlano di Brooks a Milano sulla Ghost 16 che stiamo lanciando nel centro di Milano. Quindi non è detto che colpiamo i soli runner, ecco.
Beh, per me in questo preciso istante è l'Hyperion Max in assoluto, perché ho un leggero problema al flessore dell'alluce e quindi con il rocker mi permette di mantenere una sensazione di spinta e dinamicità senza andare ad influire sulla flessibilità del mio piede. E io, avendo un passato d'atleta, necessito di avere assolutamente questa sensazione di spinta. Credo che quest'anno ne vedremo delle belle. Grazie mille per l'invito. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni. Recensione completa di queste fantastiche scarpe. Ciao e alla prossima.